Giro d'Italia è una delle parti iconiche dello sport italiano da sempre. Le leggende dei ciclisti hanno riempito le storie dello sport italiano, anche evitato qualche guerra civile il ciclismo, per cui sicuramente nella storia di questo paese è molto importante, certo molto più importante di quello che è il rugby. Ma noi speriamo di seguire le stesse orme, di essere presto uno sport popolare, conosciuto e amato da tutti gli italiani. Sicuramente ci sono le similitudini, sono due sport estremamente duri per motivi differenti, ma certamente chi gioca una partita di rugby e chi fa una gara ciclistica conosce il dolore e la fatica e lo deve superare, per cui trovo che ciclisti e rugbisti siano molto, molto vicini come tipo di atleti. Ma io credo che lo sport vinca sempre, credo che abbiamo fatto da battistrada in un momento difficile del nostro paese, provando a riaprire e a dare spazio alla gente. Oggi la pandemia quasi un ricordo alle spalle, c'è tanta voglia di vedere manifestazioni, c'è voglia di festa e credo che è molto simile al terzo tempo che si fa con il rugby. Mi fa onore, mi fa piacere avere ospitato all'arrivo a Treviso anche la formazione con il capitano, il presidente della Federazione Rugby, perché credo che siano due sport molto simili che si basano sugli spiriti etici dello sport, la fatica, il fare gruppo, quindi sono due sport molto simili e questo ci fa immensamente piacere di averlo in qualche modo certificato con questo scambio di maglie. Non hai mai provato questa cosa qua di essere qua in mezzo, di essere proprio all'arrivo, di vedere i ciclisti che arrivano e tutti i tifosi che stanno intorno che guardano, e quindi è qualcosa veramente di spettacolare, penso me la godrò dal primo all'ultimo secondo. Beh, come sempre, diciamo, ci sono momenti di relax sotto un certo punto di vista che uniscono tutti i tifosi ma anche i ciclisti di per sé, quindi è sicuramente un momento che può essere paragonato al terzo tempo del rugby, perché appunto è un momento di unione, ci sono gli stand dove magari si beve una cosa insieme ed è un momento di aggregazione per tutti quanti, quindi è assolutamente paragonabile a un terzo tempo del rugby. Devo dire che non conoscevo il Giro d'Italia bene, non conoscevo il ciclismo e la cosa che mi ha sconvolto è proprio la passione, che poi è la passione anche del rugby, travolgente che il Giro ha dovunque vai nel sud Italia, dalla Sicilia a Val d'Aosta, in Veneto. E come anche quando andiamo all'estero, il clima è sempre positivo, non esiste il tipo contro, è una festa, famiglie in piazza, le città si fermano, le scuole si chiudono, quindi il giro porta entusiasmo e sicuramente un'atmosfera molto simile a quella delle partite di rugby, dove per fortuna si può godere di una bellissima giornata di sport in amicizia, in famiglia, con gli avversari, rispettando tutti e godendosi appunto lo spettacolo.